presenze, coloro che ci seguono da remoto. Diamo il via a questo nuovo incontro di seminario del martedì, il penultimo dell'anno. Ci resta ancora un ultimo incontro previsto per il 12 dicembre con il professor Alessandro Parchesi. Oggi abbiamo invece il piacere di avere ospite con noi il dottor Gian Domenico Tripodi, l'accento è giusto, vero? Sì. E che come vedete ci parlerà della riscoperta dei commenti virgiliani di Giovanni del Virgilio. E Gian Domenico Tripodi ha compiuto il suo percorso di studi prima all'Università Cattolica di Milano, dove ha studiato sotto la guida della professoressa Mirella Ferrari e del professor Marco Petoletti, che lo ha seguito per la tesi di magistrale, che era incentrato sul commento di Benvenuto da Imola alle Georgiche di Virgilio, tema che poi, diciamo, si è proposto, esteso naturalmente anche nel suo progetto di ricerca per il dottorato. La sua tesi di laurea ha ricevuto anche il premio Benvenuto da Imola, che è stato consegnato nel 2021 proprio per insomma, la solidità e gli aspetti innovativi importanti di questo lavoro. Attualmente è verso la fine del suo dottorato di ricerca qui da noi, al DIFLAM, dottorato di filologia e critica, e appunto, come dicevo, il suo progetto di ricerca si incentra appunto su una edizione critica del commento di Benvenuto da Imola alle Georgiche, accompagnato anche da uno studio relativo alla tradizione esegetica del poema virgiliano nel corso del basso medioevo, in particolare in relazione alle esigenze francesi del XII secolo e quella italiana del XIV. I suoi principali interessi di ricerca sono la filologia medievale umanistica, la paleografia latina, la letteratura, la storia dell'esegesi delle fonti medievali e la filologia linguistica italiana. Ha già pubblicato alcuni testi su volumi collettanei, intitolato Nel volume intorno a Boccaccio, Boccaccio e dintorni a cura di Monica Bertè. Ha pubblicato un testo sui rapporti tra Giovanni Boccaccio e Benvenuto da Imola, e poi c'è un secondo testo di recente pubblicazione per una volume uscito a Trento nel 2022, La vera voce del maestro, a cura di Serenella Baggio e Umberto Dessi, in cui ha presentato un testo su lezioni e diffrazioni nelle Recollect virgiliane di Benvenuto da Imola. Ha partecipato a molti incontri dottorali, ne ha anche organizzato uno qui a Siena, che si è svolto poco fa, insomma, a fine settembre, e quindi insomma è anche molto attivo come così promotore di incontri, di occasioni di incontri, di discussioni, e relatore insomma all'interno degli stessi. Beh, è un grande piacere naturalmente averlo qui oggi. Lo ringrazio per esserci, insomma, per aver accettato l'invito, e passo senz'altro la parola per questo suo intervento su commenti virgiliani di Giovanni del Virgilio. È stato già inserito un link da parte di Eleonora Pischedda alla pagina di Seminario Martedì, dove potete prendere tutte le informazioni utili sul programma dei nostri incontri e anche recuperare le registrazioni degli incontri passati, se ne aveste perso qualcuno. E alla fine dell'intervento di Gian Domenico Tripodi ci sarà spazio per un po' di discussione. Naturalmente qui in aula sono tutti liberi di intervenire, ma anche da casa potete prenotarvi o scrivere in chat, insomma, la vostra intenzione di intervenire. Siete più che benvenuti a farlo. Va bene, allora, senza altri indugi, passo la parola al nostro ospite di oggi, l'ascoltiamo volentieri. Grazie, professore.
Grazie mille. Ringrazio per la generosissima presentazione e sono molto felice di essere qui oggi e presentarvi la riscoperta dei commenti virgiliani di Giovanni del Virgilio. Scusate il gioco di parole che capiterà più volte, ma qui tra Virgilio e del Virgilio non se ne esce in nessun modo. Dunque, come avete potuto sentire, questo è frutto di una costola del mio progetto di dottorato. È arrivato finalmente alla conclusione dell'edizione critica del Commento alle Georgiche di Benvenuto da Imola e che ha vagliato una serie di manoscritti che contenevano commenti continui alle Georgiche dal XII al XV secolo. I due manoscritti più brutti in assoluto saranno i protagonisti dell'intervento di oggi, che sarà così suddiviso: un primo inquadramento generale su Giovanni del Virgilio come autore, e poi la presentazione di questi due manoscritti, e una seconda parte che invece prevede la dimostrazione filologica di questa attribuzione e parallelamente la disattribuzione rispetto a quanto la critica precedente aveva già detto. Spero poi che alcuni termini che userò volutamente in maniera forte, alcuni termini della filologia classica in una ottica diversa e applicati a una tipologia testuale diversa, che è quella della Recollecta, che vedremo a breve, possano insomma essere motivo di dialogo e di discussione. Dunque, comincio subito con Giovanni del Virgilio, che sicuramente è nome nella memoria di tutti, vive a cavallo fra 200 e 300 a Bologna e è noto sostanzialmente per la sua produzione poetica, forse meno per il Diafonos e l'Egloga ad Albertino Mussato, sicuramente per l'Egloghe, lo scambio epistolare con Dante Alighieri e l'epitaffio che scrive alla morte del poeta. Qui sulla destra potete vedere il manoscritto Pluteo Laurenziano 28.9, che è lo zibaldone membranaceo autografo di Giovanni Boccaccio, che è uno dei pochi, se non per alcuni componimenti addirittura l'unico latore della produzione poetica di Giovanni del Virgilio. E qui potete vedere una delle Egloghe che invia Dante con tanto di glossa dello stesso Boccaccio. Giovanni del Virgilio è però sostanzialmente un maestro, e della sua produzione scolastica, accademica, c'erano finora noti dei trattati grammaticali, un Ars Dictamines, quindi un trattato di retorica, e l'esegesi a Ovidio. Esegesi in due forme, potremmo dire, l'expositio e le allegorie. Parto dalla seconda, le allegorie. Sono un prosimetro in cui vengono scelte da Giovanni del Virgilio alcune metamorfosi dell'Ovidio Maggiore, alcune transmutaziones, e ne viene data, come è facile intuire dal titolo, una lettura unicamente allegorica. Quindi non è presente il testo virgiliano, il testo ovidiano, scusatemi, ma una prima parte in prosa in cui i personaggi e la metamorfosi assumono un significato allegorico, e poi una seconda parte in poesia, in distici elegiaci. L'exposizio invece è il commento continuo alle metamorfosi. Potete vederlo nel manoscritto oggi in Biblioteca Braidense a Milano, consegnatura AF 14.21. Quindi un commento nel quale il testo ovidiano viene inserito all'interno del discorso esegetico, e specifico subito cosa vuol dire expositio. Con expositio si intende il commento convalidato, licenziato, insomma pubblicato dal suo autore. Quindi un commento rivisto, strutturato, corretto, ampliato e preparato per una pubblicazione. Sull'altro capo c'è invece la tipologia testuale della Recollecta, che anch'essa tramanda un commento continuo, ma a uno stadio precedente, cioè la bella copia degli appunti di uno studente a lezione. Sabbadini l'aveva già nominata, le aveva già nominate le Recollecte ormai un secolo fa, e molto chiaramente dice: le Recollecte, come le chiamavano, non erano scritte dal maestro, bensì da un alunno che transustava le lezioni sul suo quaderno, quelle Recollecte che continuano la loro ingloriosa esistenza nelle nostre università col titolo di dispense. Quindi
La Recollecta è sostanzialmente una dispensa di uno studente. Molto spesso il Recollector, lo studente, era incaricato dal maestro di stendere questi appunti, così che poi il maestro potesse produrre la sua exposizione. Dunque, abbiamo visto che Giovanni del Virgilio ha pubblicato un'esegesi ovidiana, ci sono rimasti i suoi trattati grammaticali e retorici, ma un documento del 1322 ci attesta che dovette sicuramente aver commentato anche altri auctores. E questo documento è particolarmente interessante perché ci informa che il comune di Bologna, su supplica di tutta la popolazione scolastica, maestri, repetitores e scolari, incarica, quindi assegna la cattedra allo studium a Giovanni del Virgilio. È divertente sapere che assegna la cattedra a Giovanni del Virgilio per il biennio 1322-1324, quindi diciamo la precarietà nell'ambito universitario è rimasta la stessa dal 300 a oggi. E, questo documento ci informa anche di quale doveva essere il programma delle lezioni di Giovanni del Virgilio, cioè la lettura di quattro grandi poeti classici: Virgilio, Stazio, Lucano e quello Ovidio Maggiore, di cui abbiamo già visto gli esiti per iscritto. Ci informa anche del suo soprannome, in realtà, perché ci dice che questo maestro Giovanni, figlio del maestro Antonio, è soprannominato già in vita del Virgilio. E quindi, da un lato, diciamo, la fama tale da dover essere supplicato da tutta la popolazione scolastica di insegnare, dall'altro il soprannome, ci informano che forse questo Giovanni qualcosa da dire su Virgilio doveva averlo. Quindi, tornando alla nostra lista, l'esegesi a Stazio per parte quantomeno giace nell'oblio, ma qualche anno fa Violetta De Angelis, con grandissimo intuito, ha scritto a Giovanni del Virgilio un commento presente in più testimoni all'Achilleide. Sull'esegesi a Lucano, anche qui, la situazione può essere critica. Io ho una pista di ricerca, ma prima devo concludere la tesi di dottorato. E invece l'esegesi a Virgilio è quella che andremo presentando ora nei due testimoni che la tramandano. Il primo, oggi in Biblioteca Apostolica Vaticana, con segnatura Vaticano Latino 5990, è un bellissimo, come potete notare dalla digitalizzazione, manoscritto membranaceo di 117 fogli, prodotto attorno agli anni 40 a Bologna. Ha una fascicolazione un po' particolare, diciamo, quantomeno per come è scritta. L'andremo a vedere immediatamente, prima però guardiamo nel contenuto. E contiene appunto esegesi a tre di quei quattro autori citati nel documento. In particolare, contiene l'accessus, quindi l'introduzione al commento, e il commento ai primi 10 versi del solo primo libro, dell'exposizio, quindi del commento licenziato e pubblicato da un maestro, che si chiama Zono de Magnalis, anche lui lo vedremo fra un attimo, a Lucano. Segue, molto più ampia, una acefala recollecta, tanto che il commento parte dal settimo verso del primo libro, adespota e anepigrafa ancora a Lucano, le tre recollecte, anch'esse adespote e anepigrafe, a georgiche, bucoliche ed eneide, in questo strano ordine, e poi lo stralcio finale, perché è sostanzialmente il commento solo all'ultimo libro, dell'esposizio di Giovanni del Virgilio alle Metamorfosi, e in chiusura le allegorie. Ora, qui ho provato a ritagliarvi il dorso del manoscritto, così da farvi vedere le unità codicologiche e contenutistiche, perché in realtà il contenuto che vi ho mostrato prima corrisponde a un'unità codicologica a sé. Quindi il manoscritto è in realtà l'unione di sei unità codicologiche preparate separatamente, che solo in un secondo momento sono state cucite insieme. La prima, come abbiamo visto, è questa exposizio di Zono de Magnalis al Bellum Civile e occupa un solo fascicolo di quattro fogli. Prima unità codicologica. La seconda contiene la recollecta anonima al Bellum Civile, invece fascicoli dal secondo al sesto, 35 fogli.
la terza unità codicologica, la recollecta alle georgiche, due fascicoli, quarta unità codicologica, la recollecta alle bucoliche, quinta, quella più ampia, la recollecta all'Eneide, e in ultima posizione, diciamo, l'Ovidio di Giovanni del Virgilio. Queste sei unità codicologiche sono sì tutte prodotte separatamente, ma le ultime cinque, quindi ad esclusione solo della prima, sono state prodotte nello stesso periodo, quindi gli anni 40 del 300, e nello stesso ambiente scrittorio bolognese. Per quale motivo? Perché sono state scritte su registri di minute notarili. Io ho cercato di leggere il più possibile di questi registri con la lampada ultravioletti, si legge poco, si intravede ogni tanto qualche datazione che è verso gli anni 80 del 200. E poi perché su queste cinque unità codicologiche si alternano in maniera non sistematica le stesse mani. Cos'è successo però? Dobbiamo immaginare delle cadute di materiale come di norma all'inizio o alla fine delle unità codicologiche. E così ci spieghiamo anche perché quella prima unità codicologica completamente estranea. Mancherà con buona pace un fascicolo di quattro fogli, sarà caduto dalla recolletta anonima al Bellum Civile un fascicolo di quattro fogli, e quindi per non avere un manoscritto che comincia col commento in medias res, qualcuno ha ben pensato di anteporre quantomeno l'accessus, così da avere cognizione di chi è l'autore, di che cosa parla l'opera, di qualche notizia storica, e poter poi andare avanti con un'esegesi differente. È caduto malauguratamente l'ultimo foglio della recolletta alle georgiche, sono tre fascicoli precisi, ma alla fine dell'ultimo foglio, dell'ultimo fascicolo, si arriva a commentare il verso 500 del quarto libro, quindi sarebbe bastato un solo foglio a chiudere il commento. E poi deve essere caduto invece in maniera più ampia un senione che conteneva sostanzialmente quasi tutta l'esposizione alle Metamorfosi. Non sappiamo se queste cadute siano state, probabilmente sono state antecedenti alla legatura di tutto il codice, ma non sappiamo precisamente quando. Il secondo manoscritto invece oggi alla Biblioteca Universitaria di Padova, consegnatura 1084. Anche questo è un codice membranaceo di 112 carte, confezionato nel 1359 a Brescia. E lo sappiamo dalla sottoscrizione, dall'explicit che vedete la fotografia del manoscritto, che ci informa appunto data e luogo di produzione e anche il destinatario di questo manoscritto, un maestro tale Giovanni de Ippoliti da Mantova. Questo manoscritto contiene solo esegesi a Virgilio e in particolare due recollette a bucoliche e georgiche attribuite, come si vede spero in alto da quella bella rubrica in Littera Textualis, a Fulgenzio. Ora, al di là del fatto che Fulgenzio non abbia scritto commenti alle bucoliche e alle georgiche, già studi precedenti avevano notato che non possono essere i commenti di Fulgenzio perché ci sono fonti pienamente medievali all'interno. L'ultimo foglio di questo manoscritto invece comincia un commento all'Eneide, ma è completamente rovinato a tal punto da non essere assolutamente più leggibile. Dunque, come sono fatte queste recollette virgiliane, quindi sia quelle vaticane sia quelle padovane? Sono composte tradizionalmente da un accessus e l'esegesi. Ora, l'accessus è assolutamente in linea con l'esegesi precedente. Si apre con delle citazioni aristoteliche e virgiliane e si passa poi alla disamina delle cause, tra cui spicca, come causa efficiens, una vita di Virgili ricchissima, molto più ampia delle precedenti. Quello che stupisce è invece la parte più di esegesi, perché se tutta la tradizione esegetica ci aveva abituato a sostanzialmente piegarsi al dettato serviano, quindi sia Servio come fonte primaria, sia Servio come modello esegetico, quindi un commento lemmatico
in cui ogni parola veniva commentata e si diceva poco più, se non in parti separate e non comunicanti, qualche lettura, immagino, allegorico moraleggiante. Qui l'esegesi è completamente diversa. Si apre a una dimensione parafrastica molto ampia, in cui sì, vengono commentati i lemmi virgiliani, ma fra un lemma virgiliano e l'altro, il commentatore inserisce un approfondimento glossografico molto ampio, di natura varia, quella che serve, da quella più banale, per cui grammaticale, retorica o metrica, a qualche approfondimento tecnico, se penso a qualche lemma delle Georgiche non troppo noto, e soprattutto a approfondimenti storici, geografici e mitologici. Una cosa interessante e anche una prassi singolare è che in tutti gli excursus narrativi, quindi presentazioni di miti o momenti storici, l'esegeta costruisce dei discorsi diretti, fittizi fra i personaggi. Cioè li fa dialogare in maniera tale da far andare avanti la vicenda in una maniera, immagino, ad un uditorio più piacevole che un resoconto cronachistico. Dunque, in virtù di questo accessus, queste recollect erano state attribuite a quello Zono de Magnalis che avete appena sentito nominare. Per quale motivo? Perché più o meno il medesimo accessus si trova nell'esposizio che Zono de Magnalis scrive all'Eneide. Quindi, in maniera molto logica, si è pensato: l'esposizio è stata pubblicata, c'è questo accessus in una versione ovviamente più rifinita, queste sono recollect, sono frutto di un corso, sarà il corso di Zono che poi risistema tutto nel suo commento all'Eneide. Vedremo che non è proprio così, ma giusto per parlarvi di Zono, è ovviamente un altro maestro che vive una generazione successiva rispetto a Giovanni del Virgilio ed è toscano. Insegna a Montepulciano, dove appunto scrive sia un'exposizio a Lucano, quella che vedete nel manoscritto parigino latino, sia l'exposizio all'Eneide, ma studia tra gli anni 18 e 20 del 300 a Bologna. Questo maestro non è noto in realtà per i suoi commenti, ma per il bellissimo complimento che Coluccio Salutati in un'epistola all'amico Andreolo di Rocca Contrada fa, perché probabilmente Coluccio aveva avuto in mano un manoscritto dell'Exposizio a Lucano e si era accorto che il povero Zono di latino capiva molto poco, tanto che tutta la ricostruzione del verso dell'ordo è, diciamo così, fantasiosa, spesso errata, e quindi con la dolcezza che contraddistingue sempre Coluccio Salutati, sicut ineptissimus illeciones. Quindi, lo status questionis è questo: le recollecte dovrebbero essere frutto di un corso di Zono. Ora, passo alla seconda parte. Perdonatemi. Cominciando dalle due recollecte alle bucoliche e alle georgiche. Vi ho messo qui a confronto il manoscritto padovano e vaticano. Forse il padovano si legge, il vaticano no, non che la questione sul manoscritto sia migliore rispetto che sulla digitalizzazione del microfilm. Questo è l'accessus del commento alle bucoliche e questo è l'accessus del commento alle georgiche con anche questa orrida miniatura. Dunque, questi due manoscritti contengono pressoché lo stesso testo. Perché pressoché? Perché in realtà sono due recollette differenti, ossia sono il frutto degli appunti di due discepoli diversi. Perché è evidente questa questione? Allora, leggendo si vede che il contenuto esegetico è il medesimo in tutti e due i manoscritti. In primo luogo lo stile è differente e in secondo luogo qua e là uno dei due manoscritti omette o aggiunge un elemento. Per passare a un esempio più facile ai giorni nostri, se io e Martina siamo a lezione dal professor Stella tutti e due e prendiamo appunti, in primo luogo li prenderemo in uno stile diverso,
chi più schematico e chi più disteso. E in secondo luogo, se magari un determinato argomento Martina lo conosce benissimo, non lo appunterà con tanta acribia. Io non lo conosco, invece, e poi magari mi distraggo e una citazione la perdo, invece Martina la segna. E quindi chi riceverà i nostri appunti vedrà che il contenuto è lo stesso, la forma è diversa e alcuni elementi qua e là cambiano. Ora, davanti a questa situazione mi sono chiesto se fossero due studenti presenti a due corsi diversi o allo stesso corso. E la risposta è allo stesso corso. Perché? Qui avete i due accessus del commento alle Georgiche, Padovano, Vaticano e Padovano, in cui appunto si comincia con una rinvio a un'esegesi all'egloghe precedente, poi due citazioni aristoteliche, e infine la notissima citazione georgica Felix qui potuiterum cognoscere causas. Come notate però, c'è qualcosa che non va, ossia il numero del libro, perché questo verso si trova verso la fine, va bene, ma del secondo, non del terzo libro. Quindi, e questa è un'affermazione volutamente anche fatta in maniera più forte, questo errore può essere considerato al pari di un errore congiuntivo, non ovviamente per la derivazione dallo stesso archetipo, ma dallo stesso originale, che nel nostro caso non è scritto, ma è orale, perché sono le parole del maestro a lezione. È antieconomico pensare che Giovanni del Virgilio, riproponendo lo stesso identico accesso, comunque il commentatore che ancora non sappiamo chi sia, nello stesso accessus presenta le stesse citazioni e a distanza di un corso con l'altro fa lo stesso errore di numero di libro, soprattutto dopo aver commentato quel libro, quel verso nel libro giusto. Ok, quindi sono due recollecte dello stesso corso. Comincio ora a mostrarvi gli elementi che mi hanno fatto dubitare della ascrizione di queste recollecte al Zono de Magnalis. E il primo è contenuto nella descrizione del personaggio di Pan. Viene descritto in tutte le sue caratteristiche fisiche, in tutto ciò che porta con sé, tra cui anche il mantello rituale. E potete vedere connebri de pelle orbiculate. Ora, il latino non è eccelso, è un testo di servizio ed è un appunto. Questa forma paraverbiale orbiculate, o meglio l'aggettivo da cui deriva, indica solitamente qualcosa di rotondo. Non è un aggettivo utilizzatissimo nella latinità, ma indica qualcosa di rotondo. In questo caso mi pare di poter dire che con un slittamento semantico va a individuare qualcosa di maculato, il mantello di pelle maculata. Ora, l'aggettivo è poco usato. Se posso dire, in poesia è usato solo due volte dallo stesso autore. Una volta quando scrive un'egloga ad Albertino Mussato e la seconda volta quando scrive la seconda egloga, quindi la terza della corrispondenza, a Dante Alighieri, in cui maculate sono le pelli delle linci. Quindi primo elemento di straniamento, quantomeno, per la rarità del termine. Secondo elemento, in molte delle parentesi mitologiche, questo commentatore dà, informa il suo lettore e il suo uditorio che conosce le allegorie di Giovanni del Virgilio e le introduce nella maggior parte dei casi con questa formula unde dictum fuit, che è la formula che si trova nei manoscritti delle allegorie per il passaggio dalla parte in prosa alla parte in versi. Se la prima allegoria, cioè il primo esempio, non dice molto, il secondo presenta un elemento aggiuntivo interessante. Sul personaggio di Tantalo e sull'avarizia che lo caratterizza, vedete che i due distici presentano sostanzialmente lo stesso contenuto, ma hanno due forme diverse. Quindi qui il nostro commentatore, il nostro esegeta,
fornisce una redazione altra, una redazione diversa rispetto a quella che poi è contenuta nei manoscritti delle Allegorie di Giovanni del Virgilio. Elemento insolito, particolare. Io ho guardato la maggior parte dei manoscritti delle Allegorie e con pochissime differenze si trova quello che trovate scritto in basso, non questa versione altra che invece si trova in questo commento alle Georgiche. Però la prova più forte ce la danno i recollettori stessi, qui vi ho riportato anche il primo caso nel manoscritto padovano, dove non occorreva, ho riportato solo il testo del Vaticano, perché i recollectores, lasciandoci una preziosissima marca dell'oralità, che è la prima persona singolare che nelle recollecte non corrisponde a chi scrive, ma a chi parla, ci dicono unde dixi e unde feci questi versi su Ovidio. Da un lato il ratto di Proserpina, dall'altro sulla figura di Eritto. E quindi qui è lo stesso autore che tramite i suoi discepoli ci fa sapere che chi sta commentando le Georgiche è anche chi ha scritto le Allegorie. Queste sono tutte prove interne. A venire in mio soccorso con una prova esterna è Benvenuto da Imola, che avete sentito citato prima, il cui commento alle Georgiche è tradito in tre recollette dello stesso corso. Qui vi ho riportato il testo solo della prima, ma le altre due non divergono. E qui Benvenuto da Imola, che è un personaggio molto simpatico e molto poco umile, ci informa che, stranamente, rispetto alle critiche che fa a tutti, con Giovanni del Virgilio è d'accordo. È d'accordo sul commento di questo verso un po' non immediatamente comprensibile delle Georgiche, in cui bisogna capire quell'ortu quarto cosa vuol dire, cioè il giorno quarto rispetto a cosa. E Giovanni del Virgilio lo interpreta come multiplo di quattro, tutti i giorni multipli di quattro. E Giovanni del Virgilio, scusatemi, Benvenuto da Imola, riportandoci l'esegesi di Giovanni del Virgilio, ci informa, come le autocitazioni, che questo commento forse non è di quel maestro Zono che abbiamo incontrato prima. Tra l'altro, finora, Benvenuto da Imola era l'unica testimonianza indiretta dei commenti di Giovanni del Virgilio. Per cui, per elementi interni, le autocitazioni, ed esterni, Benvenuto da Imola, il contenuto esegetico possiamo dirlo di Giovanni del Virgilio, per il commento georgico. L'accessus abbiamo visto però che ha la problematica di essere presente nell'exposizio di Zono. Però la concordia di questo accessus in due manoscritti diversi, frutto di antigrafi diversi, di due recollectores diversi, come un elemento che troviamo comune in due manoscritti che hanno un comune archetipo, dobbiamo immaginare che se lo stesso accessus è presente in entrambi, debba essere stato esposto in classe. E quindi la concordia degli elementi rimanda alla voce del maestro, per cui tutti questi elementi presenti nell'accessus, che rientrano nell'accessus di Zono, non sono di prima mano di Zono, ma sono stati pronunciati 20 anni circa prima da Giovanni del Virgilio. Su questo si può fare un'obiezione, me la faccio io, ma subito in seguito. E abbiamo attribuito le recollette alle georgiche. Passiamo a quelle alle bucoliche, riproponendo la glossa su Pan. Prima ve ne ho riportato solo un pezzo più piccolo, in questo caso invece ho riportata quasi tutta, e a un certo punto siamo informati che comunque questa descrizione di Pan è stata già fatta in un commento alle bucoliche in maniera più ampia. Guardando quello che c'è sulla recolletta alle bucoliche vaticana e padovana, ritroviamo la stessa descrizione, gli stessi elementi, le stesse parole quasi alla lettera. E questo può darci un primo elemento. Un altro invece lo avevo un po' forse anticipato, perché se ricordate nell'accessus del commento alle georgiche, anzi, se ricordate, l'accessus al commento alle Georgiche comincia con sicut in bucolicis dictum fuit, e una citazione aristotelica.
Dare colletta alle bucoliche vaticana e padovana comincia con la medesima citazione aristotelica. Quindi, per rimandi interni tra i due commenti, anche l'esegesi delle recollette alle bucoliche possono dirsi di Giovanni del Virgilio. E qui la questione degli accessi si fa ancora più interessante, perché se vogliamo ritenerli a tutti i costi materiali di Zono, dobbiamo immaginare che queste due recollette diverse, prodotte in due ambienti diversi, abbiano ricevuto tutte e due, in maniera poligenetica, una contaminazione per cui è stato inserito l'accesso di Zono prima dei commenti. E ora vale per due recollette diverse e per due commenti diversi. Quindi è eccessivamente antieconomico da immaginare. E così chiudiamo il cerchio per bucoliche e georgiche. Passiamo all'Eneide. E guardandola con gli occhi, di questa nuova attribuzione, l'accesso se lo diamo come materiale di Giovanni del Virgilio, anche se ritenuto materiale di Zono. E sull'esegesi, in teoria, tutto sembra pendere a nostro favore, perché la prassi che vi ho descritto prima, quindi parafrastica, ampia, con i discorsi diretti fittizi, è assolutamente diversa rispetto a quella di Zono. Zono cosa fa? Divide il commento in tre parti. Un De Inde Cum Dicit introduce la parafrasi della pericope. Quindi in realtà prende i lemmi virgiliani, se va bene li mette in ordine e via. Un Construe è tutta la ricostruzione dell'ordo e il Nota Quod invece apre all'approfondimento glossografico. Cosa succede però? Che quanto è contenuto nell'esegesi di questa recolletta vaticana, più o meno è anche ciò che si trova nell'approfondimento glossografico dell'esposizio di Zono. Ora, immagino che la risposta a questa questione nella vostra testa possa essere scattata, ma andiamo a vederla con un caso solo, non vi tedio troppo su questo, che può sembrare molto banale qui. Da un lato avete la recolletta vaticana e dall'altro l'esposizio di Zono in un manoscritto molto bello, Pluteo 53-25, scritto in umanistica, decorato, miniato, e molto leggibile a differenza del Vaticano. Qui si stanno descrivendo le porte scee e si dice che appunto pare di trovarsi in un vico, cioè in un luogo in cui si trovano più porte. E qui l'esegeta della Recolletta dice «Sicut lo forraglio, la porta e fossa cavallina». Quindi utilizza dei lemmi in volgare, dei toponimi, per indicare a un pubblico, per far agganciare al pubblico un elemento letterario e un elemento concreto. È un reale. Ora, se io vi nomino il San Niccolò, sappiamo tutti dov'è il San Niccolò. Non ho necessità di dirvi che è a Siena, vicino a Porta Romana. Cosa accade nell'esposizio di Zono? Viene riportata la stessa informazione, cade il volgare e viene tradotta in latino, e c'è la specifica del luogo, Bologna, porta circolare, un portafosse cavallina in strada maggiore. Ora, questa fossa cavallina, a Bologna, no? A Bologna non esiste più, nel senso che è un rio che è stato sotterrato, ma il toponimo è rimasto in un giardino, ponte fossa cavallina. Dunque, cosa è successo? Nelle recollette, in tutte e tre, bucoliche, georgiche ed eneide, con maggior quantità nella recolletta all'Eneide, vi sono continui riferimenti alla città di Bologna. Toponimi, modi di dire, prassi, usi, costumi. Nell'esposizio di Zono vengono tradotti in latino. Però, se Zono è autore della recolletta, quindi è il maestro che c'è dietro a questa recolletta, perché un maestro che insegna a Montepulciano deve nominare al suo uditorio in un volgare diverso un luogo che non è detto conoscano? Perché un luogo bolognese, quando due porte si saranno trovate vicine a Montepulciano? Quindi,
il dato biografico, Zono che insegna a Montepulciano, non corrisponde alla Bologna che si trova nelle Recollette. Per cui, eliminando la possibilità che sia Zono il maestro dietro a questa Recolletta, sia per questi riferimenti bolognesi, sia soprattutto per la prassi esegetica che può essere paragonata a quel criterio di usus scribendi, che in questo caso non può essere scribendi perché il maestro non scrive le Recollette, ma può essere un usus exponendi, e i materiali di Giovanni del Virgilio dell'Accessus, possiamo attribuire anche la Recolletta all'Eneide a Giovanni del Virgilio. Chiudo cercando di capire il perché questi elementi si trovino nell'Exposizio di Zono. Ora, sappiamo che Zono è a Bologna come studente, che probabilmente, essendo lì in quegli anni, Giovanni del Virgilio può averlo ascoltato, e vi faccio vedere due casi interessanti. Qui avete da un lato le Recollette alle Georgiche e dall'altro l'Exposizio di Zono all'Eneide. Protagoniste sono le muse in entrambi i casi. Come vedete, si ripetono gli stessi elementi, con una piccola inversione, cioè in Giovanni del Virgilio si trovano prima i 9 strumenti della voce, poi i toni del canto, in Zono prima i toni del canto e poi gli strumenti della voce. Seguono i 9 circoli del mondo, segue ciò che dice Fulgenzio, e seguono dei versi che, se non erro, dovrebbero essere anch'essi delle allegorie. Quello che mi ha stupito di più, però, del modus operandi di Zono è che, citando le allegorie, nel secondo caso riporta semplicemente i versi e non fa problema. Nel primo utilizza la stessa prima persona di Giovanni del Virgilio, dico, senza specificare la sua fonte. Aggiunge quell'allegorice che è ovvio nel poemetto allegorico, nel prosimetro allegorico di Giovanni del Virgilio, ma copia e incolla tutto il testo senza né specificare la fonte, non, come dice Giovanni del Virgilio, due punti dico, e anzi prendendosi i meriti di quello che c'è scritto. Dunque, il povero Zono deriva nell'Accessus e nell'approfondimento glossografico dai materiali di Giovanni del Virgilio. Il construe terribile col latino che non conosce è sicuramente suo, invece. Però allo stesso tempo diviene una fonte indiretta ricchissima di tutti i suoi materiali, sia quelli ovidiani, sia quelli virgiliani, e per questo motivo nel lavoro che mi accingerò a fare dovrò considerarlo comunque, anche perché la parte di approfondimento glossografico del Virgiliana è molto più ampia di quella che si trova nella Recolletta Vaticana all'Eneide. E con questo concludo e vi ringrazio. Allora, grazie davvero a Domenico Tripodi, questa ricca, bella relazione. Io ho imparato, perché mi sono mosso in territori piuttosto lontani, diciamo, di quello che frequento di solito, ma è uno dei motivi di bellezza di questi seminari, insomma, che si imparano molte cose, si intercettano temi anche lontani da quello che si studia, e ma visto che appunto sono molto poco qualificato a dire alcunché se non a, insomma, esprimere la mia ammirazione per questo intervento, io mi metto a vostra disposizione, diciamo, per chiunque volesse intervenire, fare una domanda, un'osservazione, una richiesta di chiarimento al nostro ospite, sia qui in aula che naturalmente anche da remoto. Sì. Io no, semplicemente un chiarimento, forse mi sono persa sulla questione di Fulgenzio che appare nel manoscritto, cioè perché viene indicato Fulgenzio e in realtà questo Fulgenzio in realtà non c'entra nulla, cioè questo non l'ho detto.
anche perché non è sicura la risposta. Quello che ho immaginato io vedendo il manoscritto è che è un manoscritto bruttino. I primi fogli a un certo punto si riempiono di stemmi, miniature e decorazioni. Ho pensato io che questa attribuzione a Fulgenzio sia servita in un momento successivo per rivendere questo testimone. Perché se no non c'è scritto alcunché, non c'è scritto l'autore del commento, e quindi era un commento virgiliano come un altro. Invece dargli insieme a un numero, per quanto brutto, comunque ampio, di miniature qua e là, stemmi, mi fa immaginare che poi abbia avuto un certo mercato, e quindi mi posso spiegare questa attribuzione, però è un'idea, non è assolutamente una certezza. E io ammetto, la prima volta che l'ho visto, inconsapevole che poi ci fosse quell'esegesi dentro, sono rimasto un po' stupito, e io non mi capacitavo del perché dovesse avere questa attribuzione assolutamente improponibile, perché poi ci sono fonti completamente medievali. E... Volevo fare delle domande che sono prese da ignorante, su proprio questo clima culturale delle raccolte, come funziona, diciamo, questo sistema. Quindi volevo chiederti innanzitutto se abbiamo altri casi di maestri che utilizzano materiali di altri maestri, e se in questi casi ci sono, diciamo, dei moduli formali che ci fanno capire delle attribuzioni esplicite, e come in genere questo tipo di ripresa si verifica. E poi, a proposito delle recollette, invece volevo chiederti se in alcuni casi, perché mi impressiva questo aspetto della personalità degli studenti, che alla fine non viene mai fuori però in questo tipo di studio, volevo chiederti se ci sono dei casi in cui invece, mettendo a raffronto più recollette, c'è la possibilità di capire che degli elementi non dipendono dal fatto che io ho scritto una cosa che il professore ha detto ma tu no, ma se possono essere gli studenti in alcuni casi che integrano delle informazioni. Allora, sulla prima domanda, sì, quanto spiegano i maestri è utilizzato dalla generazione successiva, perché non c'è quel diritto d'autore o quel diritto intellettuale che immaginiamo noi oggi, per cui è normalissimo trovare riutilizzate esegesi, soprattutto in punti nevralgici, cioè una vita di Virgilio all'interno dell'Accessus. È facilissimo che venga utilizzata da più maestri possibili. Solitamente si suole, soprattutto se si è all'interno del commento, dire chi è il maestro, se lo si sa però, perché non è detto che tutti lo sappiano, magari si trovano appunto un manoscritto senza alcuna attribuzione e semplicemente ripetono quanto è presente lì. Benvenuto da Imola lo sapeva, e i manoscritti che abbiamo oggi di Giovanni di Virgilio non ci riportano il suo nome, per cui qualche manoscritto che riportava il suo nome dobbiamo immaginare che ci fosse. Giovanni di Virgilio muore prima degli anni 30 e Benvenuto da Imola non nasce prima degli anni 30, quindi comunque c'è una certa distanza temporale. Per quanto riguarda la seconda domanda, allora, è anche quello che mi è piaciuto del mio progetto. Ti posso dire quello che ho visto, ad esempio, nel caso di Benvenuto da Imola. Io ho tre studenti diversi e due sono proprio agli antipodi, perché uno non può vedere alcuna citazione dalle Sacre Scritture. Non ne riporta neanche una, nei Salmi, nei Padri, niente, assolutamente nulla. Quindi né le Sacre Scritture, né l'esegesi, né i Padri, né, assolutamente non ne vuole sapere. Invece l'altro le inserisce e tra l'altro qui e là, e questa è una questione un po' spinosa, perché talvolta è chiaramente un riferimento che fa il maestro in classe, perché troviamo la prima persona, come io vi ho detto. Altre volte dobbiamo essere un attimo più cauti, però fa un sacco di citazioni e di correlazioni tra Virgilio Georgico e elementi esegetici di Virgilio Georgico con paralleli, riferimenti a quanto Benvenuto da Imola aveva spiegato nel corso precedente, che invece era sulla Divina Commedia. E quindi troviamo alla fine del
del primo o del secondo libro, scusate, ora non ricordo, un riferimento alla navicella del mio ingegno col mare, oppure determinati personaggi, dice, ah, però Glauco l'abbiamo trovato anche nell'inferno. E quindi questo ci dirà qualcosa, magari che Benvenuto da Imola questi riferimenti li faceva a lezione, ma anche che questo studente aveva frequentato anche il corso precedente su Dante, se no non si sarebbe messo ad appuntare tutte le cose. E poi appunto alcuni rimangono più fedeli e mantengono una traccia del parlato più evidente, e altri invece riformulano già in una forma più lontana, ecco, da quel parlato. Altri interventi? Io ho una suggestione. Io qualche anno fa, ora mi ricordo anche un po' poco, sono occupata però della parte del giro della parte, non diciamo l'esegeta. E così la suggestione è questa: tutti gli studiosi, quelli che si erano occupati della corrispondenza, all'inizio, cioè anche i Romagnoli. E poi si ha studiato il diapono, se poi campana, la corrispondenza col pacchetto, che è un esercizio minore, però effettivamente notavano una fissazione del, a volte anche criticandola, la fissazione del Virgilio per l'aspetto dialogico, che lui deve inserire in qualunque testo. Quindi le prove filologiche sono molto più pesanti, però anche questa cosa, perché è vero, è una mia fissazione questa. È vero che i commenti erotematici si trovano già dal fine undicesimo, perché ne abbiamo uno di scuola albericiana, siamo il periodo di, è uno dei primi, ma non il primo, quindi ci sono. Però comunque la scelta, anche per quell'accesso della forma dialogica, che non è l'elemento, ma secondo me è uno degli elementi, perché davvero tutti i martellotti l'hanno notata, tutti questa cosa, chi criticando, chi con indulgenza, però è proprio una cifra stilistica, è forse anche dovuta a questa attività scolastica del Virgilio, però effettivamente lui continuamente dice che ha bisogno dell'interlocutore e dialogizza qualsiasi cosa, la mette in forma di dialogo, quindi è davvero così. No, a conferma, poi non l'ho inserita perché c'entrava relativamente, ma ve la propongo adesso. C'è una glossa bellissima, sempre all'inizio del commento, su quel puer monstrator aratri, che bisogna capire chi sia questo puer, e Giovanni del Virgilio ci dice che è Trittolemo. E per dirci chi è Trittolemo, non utilizza una raccolta mitografica del tempo, ma prende il quarto libro dei Fasti, o meglio, un centinaio di versi dal 500 alla fine del 500, e lo riparafrasa praticamente tutto, e costruisce i discorsi diretti fittizi con i versi interi, oppure riparafrasando, talvolta anche in metrica. È abbastanza interessante e incredibile da leggere, perché bastava dire, sì, Trittolemo Cerere l'ha incontrato, l'ha guarito ed è diventato il primo a usare l'aratro. E invece no, c'è questa glossa lunghissima che si conclude, poi questo potrebbe interessare un po' più ai classicisti, con una critica, e qui almeno per quanto riguarda le georgiche credo sia il primo a criticare apertamente Servio. E lo critica perché Servio, oltre a Trittolemo, propone anche Osiride. E Giovanni del Virgilio su due fronti. Dice, io non posso credere a Servio, anche se lo conosco, per due motivi. Il primo è che Ovidio ci dice così. Quindi la fonte più antica vince quella tardo antica. E poi dice, io comunque ho cercato in tutti gli autori se trovavo una corrispondenza con un Osiride puer legato all'aratro, ma io non la trovo. E quindi di nuovo vince Ovidio, perché di Servio non posso fidarmi. E quindi sì, assolutamente. È pieno zeppo di queste parti dialogiche in cui parlano tutti i personaggi. E poi Benvenuto da Imola questa caratteristica se la porta invece lui e la ripropone in maniera meno bella, diciamo, di Giovanni del Virgilio, però caratterizza anche la sua
il suo modo di commentare. Sono legate queste parti ideologiche alla ricerca di un rapporto con l'uditorio più Ma immagino di sì, nel senso che attrattivo, piuttosto diciamo. che insomma, leggere la cronachetta così, far parlare i personaggi e far andare avanti le azioni perché i personaggi dialogano. Per esempio, la parte di Trittolemo Sì. c'è Cerere che diceva: Madre, sei stata una scellerata perché non mi hai fatto curare tuo figlio. Sicuramente più coinvolgente che una banale lettura di qualche riassunto Con già una curato del forzatura, film. ma giusto perché così giustifico la mia presenza qui sul tavolo, nella retorica greca, nell'oratoria greca di inizio IV secolo, si riconosce un momento in cui sono state introdotte nell'orazione delle parti dialogiche, fittizie naturalmente, perché l'oratore è sempre uno che parla, che sembrano essere, anche se il contesto è molto diverso, naturalmente la costruzione e la finalità è diversa, però avere comunque la stessa ricerca di un meccanismo di coinvolgimento dell'uditorio un po' più forte, insomma, è un po' forzata, mi rendo conto, come Però confronto, però l'esito finale evidentemente è sempre risponde, mantenere ecco, attento chi sia risponde a davanti. una funzione che era, insomma, Sì. già ben nota, insomma. E io volevo fare anche un'altra domanda. I quattro autori che vengono citati a un certo punto, per cui si dà l'incarico, no? Rappresentano una specie di canone, insomma, è una scelta che ci, insomma, Allora, ovvia. sì, è una scelta Okay. ovvia. Diciamo, credo, poi qui i professori meglio di me possono correggermi, Stazio sia forse il primo che leggono per imparare la grammatica in generale. Le bucoliche? Un po' c'è. Però Stazio era lettissimo. Era una delle letture. Quindi sì, vabbè, quattro autori Cioè, proprio è una specie più. di sì, canone non negoziabile, diciamo, di quello che va bene. Francesco. Allora, io insomma so conosco il materiale di ricerca di Gian Domenico e a gennaio lo conoscerò ancora meglio, quindi non voglio entrare nella possibilità della ricostruzione, che mi sembra condivisibilissima e anzi un risultato veramente importante. Volevo sottoporgli delle curiosità, se può dirci qualcosa di più, su due aspetti. Uno, il pubblico, i sistemi, i meccanismi di produzione, le cause di produzione di tre rami di una di bollette dello stesso corso o di corso analogo, cioè chi le commissionava, le produceva e le utilizzava, dato che se ne poteva utilizzare una standard o autorizzata o come si volesse. E l'altra curiosità invece che mi è venuta fuori ora ascoltando lei è sul fatto, sul commento a Dante, che poi veniva usato come paragone del commento a Virgilio, cioè che scuole erano quelle in cui si poteva commentare Dante come un classico latino subito, poco dopo la sua morte, cosa che invece non era prevista da nessun canone delle scuole medievali. È interessante. Allora, sulla prima questione, quella della produzione delle Recollecte, non c'è nessuno studio. L'idea che mi sono fatto io, anche invece leggendo tutti quegli studi sulle reportaciones delle prediche, è che ci sia un incaricato ufficiale e che però, giustamente, qualche altro studente possa ugualmente stendere i suoi appunti. E quindi poi ci ritroviamo più testi che fanno riferimento alla stessa lezione o alla stessa predica. Perché negli statuti dell'università, di alcune università, c'è questa figura del ripetitore, che lui si sa Esattamente. bene Io penso che che abbia questa funzione, questa è la abbia cosa la funzione importante. di stendere quello che sente. Il problema è che magari qui con un Giovanni del Virgilio in quei 2 anni all'università possiamo dargli una forma più istituzionalizzata, immaginare una figura, però, e mi ricollego alla seconda questione, la maggior parte dei maestri insegna per lo più o esclusivamente in una scuola privata. Quindi
Quindi noi non abbiamo alcunché né legato a quante lezioni facessero, dovessero fare. Sì, di grammatica, di... E quindi in una scuola privata il maestro decide di esporre Dante ed espone Dante con un anzi, Dante diventa classico a tal punto che lo usa per spiegare Virgilio. E questa è una cosa, credo, abbastanza pesante. Sì. La corrispondenza, ma la commentano fin da subito, questo ormai lo sappiamo. Però la corrispondenza è in latino. Anche Petrarca, Pietro Damoglio lo commenta, che il Bucolicum Carmen lo commenta ancora in vita di Petrarca. Però il passaggio a commentare il volgare come un classico è... Bene, ci sono altri da casa, se c'è qualcuno che vuole intervenire, insomma, da caso, dovunque siate. Alice, prego. Sì, buonasera. Intanto grazie per questa relazione, non ne sapevo nulla di questi argomenti, quindi è stata veramente molto interessante. Quindi la mia è una pura curiosità, io volevo chiedere... qualcosa dal punto di vista linguistico, se diciamo nel corso delle tue ricerche per quanto riguarda questa produzione specifica ci sono dei fenomeni linguistici particolari nello sviluppo e nell'uso della lingua latina soprattutto, che hai rilevato, delle costanti eventualmente, non so se è una domanda troppo generica e troppo ampia, ecco, però era una curiosità, soprattutto perché prima hai fatto quell'intermezzo, insomma, anche relativo appunto al trattamento di questi dettagli geografici che vengono poi tradotti appunto ritradotti dal latino, eccetera, quindi questi giochi linguistici, questi rimbalzi linguistici in qualche modo. Allora, le recollecte presentano molto spesso dei termini in volgare e del volgare del luogo in cui il maestro si trova, anche qui nell'ottica di aiutare l'uditorio a comprendere, quindi dare un riferimento reale a qualcosa che è letterario, oppure, questo capita molto spesso con le georgiche, ma molto spesso vuol dire dal IX secolo, i termini più tecnici, so, parti dell'aratro o particolari strumenti, viene subito data la traduzione per far capire di che cosa si stava parlando, perché probabilmente sono termini che si trovano lì e poi non si leggono altrove. Quindi l'utilizzo di termini in volgare è documentatissimo sia nelle glosse a margine dei poemi, sia nelle recollecte. Per quanto riguarda lo stile del latino, qui talvolta sono evidenti proprio delle dinamiche dell'oralità, per cui si cambia soggetto nella frase, poi chi legge capisce, però lo si vede che c'è qualcosa che non funziona, oppure vengono ripetuti ut e quod più volte, perché magari si è inframmezzato il discorso. Quindi, diciamo, se uno dovesse proprio battere a computer un discorso, oggi in italiano si troverebbe nella stessa situazione. Delle ellissi, delle deissi, cose normalissime che accadono nella dimensione di un discorso orale, vengono fotocopiate sullo scritto, traslate perfettamente sullo scritto. Poi non ti so dire ancora di più, perché non avendo trascritto integralmente tutti i commenti di Giovanni del Virgilio, un discorso su quello non l'ho ancora potuto fare. Grazie mille. Allora, se non ci sono altri interventi, io lentamente vado a vedere che a volte nel uscire qualcuno prende coraggio alla fine, quindi lo farò lentamente, ma intanto, insomma, procedo verso la conclusione di questo incontro, ringraziando moltissimo Gian Domenico Tripodi per questa sua ricca, chiarissima e puntuale presentazione, che dimostra, insomma, una ricerca grande interesse, molto approfondita, e questa era una costola, come ci ha detto, insomma, all'inizio del suo lavoro di dottorato, e quindi, insomma, immagino ancora più denso e
punto di tutto. È stato un bellissimo seminario, grazie, grazie di cuore, grazie a tutti voi per essere intervenuti qui, e allora io vi darei appuntamento a questo punto all'ultimo incontro che abbiamo per il 12 dicembre con il professor Barchesi, che chiuderà 23 dei seminari del martedì, e insomma spero di vedervi tutti al prossimo incontro. Grazie ancora e grazie, grazie a voi. Grazie, arrivederci. Tutto bene, Leonora?